Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, allo stesso modo della trasmissione da cui deriva, gli aspiranti cantanti di The Voice Senior si esibiscono davanti ad una giuria seduta su delle poltrone rosse, con un pulsante davanti e completamente di spalle al cantante. Essa è composta da quattro personaggi della musica italiana, definiti coach. Questi ultimi non saranno condizionati dall'aspetto fisico del concorrente, ma soltanto dalla voce, la quale sarà l'unico elemento necessario per far premere il pulsante e far girare uno o più coach, e di conseguenza far entrare il concorrente nel proprio team di appartenenza. Il panorama musicale italiano si stringe in cordoglio per la morte di Claudia Arvati, scomparsa a 62 anni a causa di una malattia. La cantante mantovana era nota al grande pubblico per essere arrivata in finale durante seconda edizione di The Voice of Italy Senior, ma in oltre 40 anni di carriera aveva collaborato con i più grandi interpreti italiani, partendo dalla storica collaborazione con Claudio Baglioni, fino a Renato Zero, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia e Giorgia. Aveva esordito in TV con Pronto chi gioca, con Enrica Bonaccorti, proseguendo poi la sua esperienza con Furore, Fantastico, Caramba, Passo doppio, La corrida e Amici di Maria De Filippi. Vantava 5 partecipazioni al Festival di Sanremo e a 4 a Fantastico. Arvati si presentò alle Blind Auditions di The Voice Co. mentre tutto scorre dei Negramaro, convincendo tutti i coach. Ha portato avanti una carriera tra musica e teatro, lavorando come vocalist e doppiatrice. Era stata la stessa Arvati, nel luglio di quest'anno, a comunicare sui social di essere malata e di doversi sottoporre ad una delicata operazione. Mi chiamo Claudia e sto per operarmi. È un appuntamento a cui non posso mancare, ma se supero questa vinco 100 punti 1000 miglia. E magari trovo il tasto Kank e fermo questa centrifuga. Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo setto che mi zompetta dentro, aveva scritto la cantante. Purtroppo non è riuscita a vincere questa battaglia, ma è stata sicuramente in grado di lasciare un segno su molti cuori nell'industria musicale.